E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parleremo della seconda stagione di già ragazzi, dopo un bel po' finalmente me la sono recuperata tutta. Perché? Beh, perché naturalmente ce l'hanno messa tutta i nostri amichetti di Prime per farci perdere la pazienza a starci appresso, visto che hanno fatto uscire più o meno un episodio ogni 6 anni. Una cosa del genere, veramente. Quindi, scusate, ma dopo il terzo episodio che ho aspettato che uscisse per guardarlo, ho detto, senti, vaffanculo, aspetto che finiscono, poi me la guardo tutta. Qualche giorno fa mi sono reso conto che era finita e ho detto, vabbè, dai, guardiamo. Però, parliamone, perché dai, c'è proprio bisogno di parlarne. Vi rimando un pochino al mio primo video della prima stagione di Invincible, dove io idolatravo tantissimo questa serie perché aveva un'enorme potenzialità, e lo aveva davvero, ed era stupendo. Però ragazzi, naturalmente, come ogni cosa che ormai fa successo, togliete solo il su dalla parola, c'è rimasto il cesso. Perché? Perché indovinate un pochino che cosa gli è venuto in mente di fare, che a dir la verità c'è anche nel fumetto, quindi purtroppo era così più o meno. Però che cosa potrebbero mettere mai in una serie di supereroi a cazzo di cane, così, giusto per buttarcelo? Il multiverso, perché no? Dai, mettiamocelo il multiverso di merda, il multiverso, che bello il multiverso. Non è fantastico? Mi sono rotto il cazzo di questo multiverso di merda che è diventato solamente un modo per giustificare buchi di trama e fare cazzate solamente per far fare quel sorrisetto al bambino di 2 anni medio che ci sta. Purtroppo, cioè, se lo facesse il bambino di 2 anni sarebbe anche giusto, ma la maggior parte della gente che vedo che segue queste serie non sono nemmeno bambini, ma sono trentenni che stanno ancora a casa con la madre e che stanno lì a fare l'MCU è la cosa migliore già mai inventata, tutte queste cose qua, dicendo che quelli sono i film più belli di sempre e cose del genere. Ah, vabbè, ragazzi, comunque, parliamone. La trama di questa seconda stagione non esiste, cioè è diventato più o meno una specie di, non lo so, cartone animato a puntate random, perché nella maggior parte di esse non succede un cazzo, cioè viene semplicemente rallentato tutto e basta. L'uniche cose interessanti sono appunto quella minima sottotrama che c'è del padre e l'alieno Allen lì, e che altro posso dire, ma non è figa, però c'è anche questa sottotrama appunto del multiverso, perché non è la trama principale, in quanto la trama principale, come ho detto, non c'è in questa stagione. Però praticamente nel primo episodio lui sconfigge questo coglione che sta creando appunto un portale del multiverso, quel portale si distrugge e, esplodendo, alla fine passa al potere a questo tizio scienziato di poter andare in giro per gli universi del cazzo, per le dimensioni, eccetera. Per fortuna, però, come ho detto, non è la trama principale, e quindi questa cosa verrà ripresa solamente in altri 2 episodi, tra cui l'ultimo, che è incentrato solo su questo, e che io, sinceramente, quando l'ho finito, non avevo neanche capito che fosse l'ultimo, perché non c'è un finale di stagione vero e proprio. Sembra come se stesse veramente, come se si fosse messo pausa da solo quel cazzo di episodio senza motivo, e io stavo lì dicendo, ma perché è riniziato da capo? Si sarà buggato Prime? E invece no, finisce con una frasetta così, senza motivo, e basta. Vabbè, comunque, se devo giudicare una minima trama, che è la sottotrama, chiamiamola principale, perlomeno quella che vorrei giudicare io, è la trama del fatto che lui, dopo un paio di episodi, va su un altro pianeta, riscopre il padre che, a dir la verità, ha cambiato idea, è diventato, non dico buono, ma decente, e per di più si è scopato una... Vabbè,
Si è scopato una cosa, come cazzo si chiama, una cavalletta lì, e ci ha fatto un fio. Una cavalletta, sì. No, non sto a scherzare, una cazzo di cavalletta. Degli alieni che so tipo le cavallette, se l'è trombato e niente, ci ha fatto un fio. Vabbè. Poi, mentre stanno lì, hanno appena fatto questa bella riunione di famiglia, arrivano i Viltrumiti, che sono la razza del padre, che li gonfiano de botte a tutte e due e portano via il padre dicendo che l'avrebbero giustiziato. Sparisce il padre. Dopo un po' ci stanno un po' de cosette di Allen l'alieno, che è quello arancione per capirci, bla bla bla, che viene anche sconfitto da alcuni Viltrumiti e poi torna più forte grazie a una specie di tipo quelle cose di Dragon Ball per curare che stai in mezzo all'acqua. E niente, torna e è diventato fortissimo a quanto pare. E finisce la stagione con praticamente Allen l'alieno che sta andando a liberare il padre di Mark. Mark in questa stagione l'unica cosa che fa è affrontare per la prima volta il suo primo omicidio ed è l'unica cosa interessante che avviene. Però, naturalmente, avviene nell'ultima puntata e basta. Quindi non è che dici ce l'hanno fatta piano piano, no, no, no. L'unica altra mia speranza è che Mark si trombi Ivi perché... perché sì. Chi è che non vuole questa cosa? C'è sta qualcuno che segue questa serie che non vuole che Mark si trombi Atomic Eve? Cioè, dai. Sti cazzo, capito? Comunque, trama, se dovessi giudicare solo quella, se fosse un episodio solo, ci potrei pure dan 7. Il problema è che sono 8 episodi in cui non succede un cazzo, in cui purtroppo c'è anche quell'altra trama di merda, e quindi purtroppo io devo dare un voto di merda. Ma proprio un 5 meno, che è? Non te la guardi con tutte queste cose. Per di più tutte quante le cose del multiverso del cazzo, tipo lui che viene sparato nelle altre dimensioni, incontra Batman o una specie di Spider-Man finto. Ragazzi, basta, basta, per favore, basta. Sempre ste battutine del cazzo, tutte ste citazioni, sti easter egg. Gli easter egg, le citazioni sono belle quando ce n'è una ogni morte de papa. Una volta era figo, perché? Perché la dovevi andare a scoprire per accorgertene. No che me ne metti 7 ogni episodio, eppure palesi. Quelle sono cacciate, quello è proprio un money grabbing, ok? Questo termine di YouTube anni veramente 2012. Comunque, allora, personaggi sono gli stessi, sinceramente non c'è praticamente nessun cambiamento. L'unico personaggio che viene approfondito veramente un po' di più è il padre, che ha questo enorme cambiamento morale, molto carino. Mark, perché appunto per la prima volta uccide qualcuno e c'ha questo problema con la ragazza perché la ragazza, non essendo una super, lo vede una volta ogni anno, tipo, e quindi stanno avendo un problema di coppia. E basta, poi Immortal, un minimo, che si vede che a quanto pare ha dei sentimenti. Basta, poi c'è cioè, non si... Ah no, pure Rex, dai, anche Rex. C'è stato un momento carino in cui è cambiato un bel po', c'ha avuto tutto un po' di, insomma. Però sono molto, sono momentini, ecco, ce ne sono pochi, quindi un 6, dai, giusto perché comunque un minimo appunto qualche... No, non è vero, scherzavo, un 5 e mezzo. Non... No, 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 troppo pochi. Cioè, comunque, per quanti personaggi ci sono in quella serie, troppo pochi sono stati approfonditi. Quindi, no. Mi piace 5 e mezzo. E andiamo all'obiettivo. L'obiettivo, beh, ho dato un calcio al microfono. E l'obiettivo, beh, secondo me, era continuare una serie di spicco, dilungandola. Un po' come sta succedendo anche un po' con The Boys, che poteva essere bellissima, ma solo perché la vuoi far durare di più hai creato una stagione in cui non succede un cazzo, in cui non mi racconti un cazzo.
E volevi così andare un po' avanti e farci appunto un po' più di episodi guardati dalla gente che appunto ti fanno arrivare i soldi. E basta. Quindi obiettivo. Dai, qui metto un 6, giusto tanto per. Voto finale, dai, facciamo 5 e mezzo. Però veramente tantissimo deluso. Cioè, soggettivamente io darei un 2, perché mi ha deluso veramente tanto questa seconda stagione. Perché, sai, no, quando ti mangi, che ne so, la cioccolata più buona del mondo, e poi ti mangi una cioccolata gnè. Per quanto possa essere gnè comunque quella cioccolata, ti sembrerà la merda. Veramente, una cagata trovata per strada, perché avevi fatto la bocca con una serie che poteva essere stupenda. E quindi niente, ragazzi. Voto finale 5 e mezzo. Ci vediamo al prossimo episodio, che sarà il doppiaggio di Invincible. Eh già.